In occasione della Festa dell'Europa, l'Unimol ha voluto ricordare le tappe fondamentali del processo di integrazione europea dell'Italia, con l'iniziativa intitolata La mobilità in Europa, diritti, informazioni, opportunità, il futuro nelle tue mani. Stand illustrativi, docenti e ragazzi che hanno sperimentato sulla propria pelle la suggestiva esperienza di vivere all'estero, grazie all'ausilio di progetti di scambio interculturale. Un'occasione di crescita personale, ma anche per approfondire un legame con nuove culture, nuove persone, al fine di diventare sempre più cittadini del mondo. La giornata informativa sulle opportunità di mobilità all'estero, prevista anche in altre 20 città italiane, intende proprio sollecitare, promuovere e favorire tali opportunità. Studiare, lavorare e fare esperienza in un altro paese europeo. Ciò che spesso limita la mobilità dei giovani, ha dichiarato il rettore Giovanni Cannata, non è solo la scarsa conoscenza delle opportunità fornite da Bruxelles, ma anche le modalità di presentazione della modulistica e delle candidature. La giornata informativa intende proprio riuscire a raccordare informazioni e opportunità con le indicazioni di compilazione della domanda, nonché indirizzare i giovani verso le giuste istituzioni e i centri di cultura nei vari paesi dell'Unione. I progetti di mobilità, conclude, possono costituire per i nostri ragazzi delle opportunità per arricchire le proprie conoscenze e capacità, che in questo momento di crisi sono una vera risorsa. Nel corso dell'evento, il pubblico, composto sia da professori e studenti Unimol che da alunni degli istituti superiori del capoluogo molisano, sono stati intrattenuti dall'armonia delle note del quartetto d'archi del Conservatorio Statale di Musica Perosi di Campobasso, che con l'occasione, sulle note di Franz Schubert, hanno inteso valorizzare il patrimonio artistico e il talento emergente dei propri giovani musicisti. Qual è l'importanza di questa iniziativa per i giovani? Allora, l'ufficio Eurodesk si occupa di gestire contratti e, diciamo, iniziative europee come Erasmus, volontariato all'estero e altre, diciamo, iniziative che mettono, mettono in condizione i ragazzi che vanno da semplici diplomati o anche universitari a intraprendere questi viaggi all'estero. Che hanno degli scopi puramente linguistici oppure anche lavorativi. Diciamo che la nostra rete è collegata con la rete europea, ci sono degli uffici Eurodesk in tutta Europa e tramite questa, diciamo, questa rete noi riusciamo a prendere le iniziative più importanti e più, diciamo, fattibili e proporre ai ragazzi. Come ci comunichiamo? Comunichiamo tramite le newsletter, ovvero se i ragazzi si vengono a iscrivere nel nostro ufficio, noi ogni 15 giorni inviamo un'email che diciamo, gli informa di tutti i contratti e le iniziative, sempre a livello europeo, che hanno breve scadenza. Quindi uno, diciamo, è libero di intraprendere oppure di passare direttamente in ufficio.